In soli 10 mesi, la struttura del nuovo ponte è completa e l'ultimo grande elemento in lavorazione è la soletta. Si tratta della base sulla quale poggerà il manto stradale e una chiave di volta per l'intero manufatto. La particolarità di questo impalcato, che è un ponte di una lunghezza di 1067 metri e non ha nessun giunto intermedio, i giunti sono soltanto sulle spalle, quindi è un cosiddetto impalcato iperstatico. È un impalcato a sezione mista, che vuol dire composto da strutture in acciaio più la parte superiore, che è una struttura in calcestruzzo, e quindi tutte e due collaborano staticamente. È una miscela di calcestruzzo particolare di una resistenza molto performante, un RCK55. I controlli di questa miscela sono iniziati nel mese di gennaio scorso. Si sono verificate tutte le prove sui materiali componenti. La soletta è un elemento chiave che dovrà resistere alle sollecitazioni dell'intenso traffico previsto. La sua realizzazione impone sfide tecniche e organizzative. Dobbiamo pompare 8.000 metri cubi, quindi una massa enorme da fare in pochissimo tempo. La soluzione che abbiamo individuata è utilizzare questo distributore di calcestruzzo, che permette di coprire tutta la sezione dell'impalcato, quindi i 30 metri di larghezza. Noi non dobbiamo aspettare la maturazione del calcestruzzo per camminarci in cima con le autobetoniere, ma possiamo continuare a pompare in avanti. Bisogna dare le pendenze corrette. Per questo motivo abbiamo scelto delle squadre specializzate nell'esecuzione di pavimenti industriali, dove la tolleranza è veramente minima. La soletta ospita al proprio interno una fitta rete di sensori di controllo che monitora in tempo reale ogni deformazione. Noi stiamo installando questi sensori, che poi verranno navigati nel calcestruzzo in fase di getto, collegate a una centralina che sarà sotto al ponte. Noi abbiamo la precisione di micron, quindi inferiore al millimetro, e misuriamo i cedimenti attesi sotto carico. Un chilometro di acciaio e cemento dal peso di migliaia di tonnellate, che si espande e si contrae in un lento respiro. Per evitare che i naturali movimenti dell'impalcato gravino sulla struttura, sono stati predisposti sulle pile avanzati dispositivi di connessione che consentono all'impalcato di scorrere liberamente. Essendo una struttura in acciaio, è fortemente soggetta a delle deformazioni termiche. Il dispositivo che vediamo qui permette appunto di limitare gli sforzi che altrimenti si trasmetterebbero alla pila. Con la consegna del ponte ormai dietro l'angolo, il cantiere brulica di attività, 24 ore su 24. Tecnici ed operai sono al lavoro su più fronti, dalle finiture agli impianti tecnologici all'avanguardia, per restituire quanto prima all'Italia un'infrastruttura sicura, intelligente e sostenibile.